Ciao, ciao a tutti. Oggi torno con un video tag. Tag io li adoro, quindi quando ne vedo uno che mi interessa, vado subito a pigliarlo e a farlo mio. Un modo per farmi conoscere, per conoscerci, sì, per conoscersi. Oh, finalmente. Non cancello niente, lascio così come viene, come mio solito. Quindi quando ho visto sul canale di Ombretta che è lei, eccola qui, simpaticissima, quando metto qualcosa qui davanti divento color bordeaux, vabbè, fa niente. Comunque lei sul canale di Ombretta ho visto questo tag, carino, simpatico, con tante cose da dire e ne ho approfittato subito. Il tag è stato ideato dal canale Chiamatemi Guerriera, anch'io sono iscritta. Non ho mai scoperto qual è il vero nome di questa guerriera. Magari mi è sfuggito, non lo so, andrò a vedere. Comunque chiamatemi guerriera. E appunto io l'ho visto sul canale di Ombretta. Lascerò i riferimenti comunque come sempre nell'info box insieme alle domande. Il tag appunto si chiama Dimmi 3 perché ad ogni domanda sono previste tre risposte, o meglio tre soggetti di risposta o oggetti di risposta, ma inizio subito così almeno vediamo com'è. Sono 14 domande più la possibilità di taggare chi si vuole, io taggo tutti come sempre. Allora inizio con la prima domanda. Tre pregi che hai? Allora, pregi. Sono molto posso dire empatica, ovvero percepisco tanto i sentimenti delle altre persone, modestamente mi ritengo anche generosa e sono molto sensibile. Questo non so se sia proprio un pregio, perché le cose che fanno male fanno più male quando si è sensibili, però vabbè, penso che siano questi. La seconda. Al contrario, tre difetti che hai. Sono permalosa, poi sono pantofolaia, è una cosa che mi rimprovera sempre il sontino, sono pantofolaia, anche se le vicende della vita mi hanno impedito e mi impediscono tuttora proprio di adagiarmi a fare la pantofolaia, proprio non si può. E poi il terzo difetto. Tendo a richiudermi troppo come un riccio davanti alle avversità. Poi vabbè, mi sciolgo, l'avete constatato anche voi, però divento proprio. Ecco, se un difetto vero e proprio, a volte sono veramente misantropa. Poi, tre cibi che ami, cibi che amo. Beh, amo. Cos'amo? Vabbè, prima su tutti metto la pizza perché io adoro la pizza, la mangerei tutti i giorni. Poi in generale mi piace tantissimo tutta la frutta e poi mi piacciono i cibi. Beh, dovrei scegliere veramente, non posso stare sul generico, vero? Allora vabbè, se un frutto che adoro, per esempio, sono le ciliegie. E poi la terza cosa che mi piace mangiare. Come faccio a scegliere? Io sono una mangiona, sono una buona forchetta, mi piace tutto. Però ecco una cosa che adoro mangiare, un bel pesce al forno, quello sì, mi piace tanto. I cibi che odi. Allora, che odio sono tutte le frattaglie. Poi che cosa? Per frattaglie intendo fegato, cervella, trippa, tutte quelle cose lì. E poi che cosa? Ah, non mi piacciono le rape rosse, proprio quelle non riesco ad affrontarle. E non mi piace, che cosa non mi piace? Il pesce mi piace, la carne mi piace, i primi mi piacciono. Ah, ecco, il troppo piccante, i cibi troppo piccanti non mi piacciono. Per esempio la pasta aglio, olio e peperoncino, io la faccio per i miei, ma non la mangio, non mi piace proprio, non la gradisco. Poi, tre oggetti che usi ogni giorno.
gli oggetti che usano i giorni, ogni giorno sono la trousse dei trucchi, pentole e pentolame vario, e poi cosa? L'aspirapolvere, l'aspirapolvere ogni giorno. Forse sono un po' troppo evasiva, no, nell'indicare una serie di oggetti, però come faccio a indicarne uno solo? Un po' difficile. Oggetti che non hai mai usato. Non ho mai usato, non so come mai, mi è venuta in mente una frusta. Non ho mai usato una frusta. Non ho mai usato. Come faccio a un tagliaerba? Mi viene in mente perché lo usa mio marito. E poi non ho mai usato una pistola. Le cose che non ho mai usato. Allora, la settima domanda. Luoghi dove sei stato? Devo scegliere i luoghi che mi hanno colpito di più. Allora, prima di tutto Roma. Roma è una città che io adoro. Allora, ve l'ho detto fino veramente all'esasperazione. Io adoro la mia Italia, l'adoro tutta. Però se devo scegliere una città che è veramente che è unica al mondo, scelgo Roma. E a Roma ci sono stata. Poi un'altra città che mi è piaciuta tantissimo è Londra. Londra mi è piaciuta davvero tanto, ci tornerei volentieri, prima o poi ci tornerò. E un'altra città che mi ha affascinato tantissimo è Praga. Luoghi dove vorresti andare? Sicilia, Sardegna, che mi mancano, e poi vorrei tornare a Londra, anche se l'ho già visitata, ma mi piacerebbe ritornarci. La nona domanda, cantanti che ami? Cantanti che ami? Non ho bisogno di pensarci molto in realtà, perché sono abbastanza. Purtroppo i cantanti che amo sono morti tutti, tutti e tre, tra quelli che mi piacciono di più. E il primo senza dubbio è Freddie Mercury e Queen, una voce inimitabile. Freddie veramente è una mancanza. Poi ho adorato e adoro, ogni tanto ascolto ancora, ogni tanto spesso, David Bowie. E poi tra gli italiani Pino Daniele. Pino Daniele è un poeta, secondo me, mi piace veramente tanto tanto. Tutti e tre, non ci sono più purtroppo. Poi, cantanti che odi, non che odo, che odio. che odio, sì, lo dico sempre ai miei. Allora, non sono cantanti, ma sono dei gruppi. Probabilmente adesso mi guadagnerò un sacco di antipatie, ma lo devo dire, perché fanno un genere di musica che a me proprio non piace. Anche se sono una romantica, sono una sognatrice e questi gruppi fanno canzoni molto romantiche, estremamente romantiche, a me non piacciono e sono i Negramaro, i Modà e le Vibrazioni. Lapidatemi pure. Poi, canzoni che ascolti spesso. Allora, canzoni che ascolto a ripetizione e non mi stancano mai sono, prima su tutte, Bohemian Rhapsody, i Queen, lo sapete, la canzone del secolo scorso, non mi stanca mai. Poi, vabbè, restando su David Bowie, sicuramente tra le tantissime. Quella che io preferisco in assoluto è Eros, scusate, la mia pronuncia è pessima, lo so. E poi invece di Pino Daniele Resta con me. Ecco, dicevo prima che le canzoni troppo romantiche non fanno per me, ma questa di Pino Daniele, andate ad ascoltarla. È una cosa che fa venire i brividi, veramente. Poi la sua voce così può. Allora, canzoni che detesti sono le canzoni che
che vi dicevo prima, però non saprei dirvi neanche i titoli perché appunto quando le sento alla radio, quando sono in macchina e c'è accesa la radio e partono queste canzoni, io non sto neanche a ascoltare il titolo, così dico a mio marito, senti, cambia stazione perché mi dà fastidio proprio ascoltarle. Poi, la tredicesima, colori di vestiti che non devono mai mancare nel tuo armadio. Nel mio armadio c'è, devo dire, stranamente c'è molto grigio. Sto pensando perché. Comunque, vabbè, nel mio armadio c'è molto grigio, però io adoro il rosso e adoro il viola e il lilla in tutte le sue sfumature. Colori di vestiti che non compreresti mai, invece. Allora, a me non dona il marrone, ho qualcosina di marroncino, ma sono marroni molto tenui, molto chiari, diciamo pure tra il beige e il marrone chiaro. L'arancione non mi piace come colore, anche se mi dicono che mi sta bene perché sono scura di capelli, così, però non piace, e anche il giallo non mi piace tanto. E qua mi si è spento il tablet, ah no, si è solo interrotto. E con questo ho finito. Io taggo, come ho detto prima, taggo chiunque voglia fare questo, voglia rispondere a queste domande. Mi sono impappinata un sacco di volte in questo video, ma resta così com'è, lo sapete. Ringrazio Ombretta che mi ha suggerito questo video. Ringrazio l'ideatrice, chiamatemi guerriera. Vi saluto tutti con un abbraccio e un sorriso e al prossimo video. Ciao ciao!